Il fair play per me è il gioco pulito, corretto, è il dare sostegno al compagno nel momento in cui ha bisogno. Il fair play è essere sinceri con se stessi, essere una persona con dei valori dentro e fuori dal campo. Può essere definito in tanti modi, ma sicuramente è solo viverlo che ti fa capire l'importanza di un gesto, l'importanza di un appoggio, di una parola, e nello sport io credo che sia il valore fondamentale. Il gioco sporco capita, a volte capita inintenzionalmente. Sono protagonista di una vicenda che mi vede squalificata per 3 mesi per doping, però è stata riconosciuta la non intenzionalità e l'uso terapeutico. Quello potrebbe essere frainteso come comportamento scorretto a livello di intenzioni, ma non è stato così. Sicuramente le conseguenze ci sono state. Io sono una delle prime a lottare contro il gioco sporco, contro chi cerca scorciatoie, quindi farmi rientrare in quella categoria dai media o da chi non mi conosce sicuramente è qualcosa che mi ha ferito in maniera profonda. E legato a questo episodio, c'è il fatto di aver riconosciuto quali sono le persone intorno a me che condividono i miei valori e che mi rispettano al di là della medaglia che porto al collo, ma proprio come persona. Quindi si ritorna di nuovo al concetto di giocare in maniera pulita, sana, il concetto di essere una persona onesta dentro e fuori dal campo. L'atletica è uno sport individuale dove ognuno pensa ai propri obiettivi. E quindi a volte ci si dimentica l'importanza della squadra. In questi anni ho potuto affrontare tante difficoltà grazie proprio al mio team, che può essere composto a seconda degli anni da tante persone, dai fisioterapisti, allenatori, ma proprio anche dai compagni di squadra che sono lì con te nel momento delle gare, che condividono le trasferte, le preoccupazioni, il pre-gara. Di recente sono tornata appunto da questi europei in Polonia e dopo tanto tempo ho riscoperto la bellezza di essere in una squadra, essere in un team. Mi hanno anche nominata capitano della spedizione e quindi ho potuto con la mia esperienza sicuramente dare consigli ai meno esperti, ma io stessa sentirmi poi abbracciata dal loro calore, dalla loro presenza. Lo sport è fatto anche di sconfitte e soprattutto bisogna saperle prendere bene queste sconfitte perché possono essere un grande trampolino di lancio per poi risalire e poi per dare il meglio di sé. Quello che mi è successo di recente è che il mio record sui 100 metri che detenevo dal 2015 è stato preso per soli 2 centesimi da una nuova leva, una nuova atleta, una ragazza giovane, Ambra, che appunto ha battuto il mio record. In quel momento lì io in realtà non ho provato nessuna sensazione di gelosia, rabbia, nessuna sensazione negativa perché ho capito che così doveva essere, che lo sport è quello, lo sport è un continuare a superarsi uno con l'altro, quindi era più che altro strana la condizione precedente per cui nessuno batteva i miei record. Ed ora che è successo, per me è sicuramente un grande stimolo per allenarmi molto di più. Infatti, in questo anno in cui ci avviciniamo ad un grande evento, sicuramente mi sto preparando più del dovuto, più di quanto avrei fatto se non avessi trovato un'avversaria così forte. Il rapporto che ho con le mie avversarie cerco sempre di mantenerlo disteso e anzi di costruire un'amicizia che va al di fuori della pista. Infatti, con le mie avversarie io condivido non solo la passione per lo sport e per l'atletica, ma condividiamo anche una condizione di disabilità che è a 360 gradi e che viviamo ogni momento della nostra vita e della nostra giornata. Quindi io credo che ci siano molti punti in comune in più, diciamo, da condividere, di cui parlare, su cui riflettere. Il modello di caduta, consapevolezza e rinascita e artigliata è un modello che ho sperimentato già, diciamo, nel 2007, quando ho perso la gamba e quando ho toccato il fondo, quando poi ho avuto il momento di realizzazione e poi mi sono piano piano ripresa la mia vita. Quindi
quando si parla di sport e di record, in realtà è tutto un po' ridimensionato rispetto al perdere una gamba, però si può sempre applicare quel modello di ok, mi hanno preso il record, consapevolezza e poi reazione. La reazione si svolge in allenamento duro, focalizzazione sull'obiettivo, concentrazione e zero scuse. Le mie specialità sono i 100 metri e il salto in lungo. Ormai da più di 10 anni mi cimento in queste due discipline e ancora la tecnica può essere affinata. Quest'anno, 2021, ci sarà il grande evento e quindi la preparazione deve essere assolutamente al dettaglio. Sto lavorando qui al centro sportivo delle Fiamme Gialle e mi sto perfezionando la tecnica, sto perfezionando tutte quelle cose che non possono essere lasciate al caso. Sui 100 metri, nello specifico, mi sto preparando proprio sulla partenza, perché poi si sa, chi ben comincia è a metà dell'opera. Nel salto in lungo, invece, abbiamo assimilato molto bene la rincorsa, infatti di recente ho ritoccato il mio record del mondo facendo 5,06 m, ma io voglio di più e stiamo lavorando adesso invece proprio sullo stacco e sulla fase di volo e poi l'atterraggio, che insomma è tutta tecnica. Quindi veramente l'obiettivo è quello di riuscire ad arrivare ad una tecnica molto specifica, molto ben fatta. Non è facile perché io comunque stacco con l'arto della protesi e poi in volo devo gestire tutto un movimento che insomma richiede tanto tanto esercizio. Il cammino verso la totale accettazione degli atleti paralimpici e delle persone con disabilità è in atto. Il cammino è stato solcato già anni fa dai presidenti che hanno preceduto il presidente Pancalli, che è l'attuale presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Io credo che il lavoro che lui e ovviamente tutto il suo staff stanno facendo è di grandissima importanza proprio per cambiare a livello culturale l'Italia. L'Italia è un paese che ancora in certe circostanze vede con diffidenza le persone con disabilità e questo probabilmente è dettato anche dalle politiche appunto del governo di dare meno fondi o più fondi a chi ha bisogno di strumenti per inserirsi appunto in un contesto. Faccio un esempio, io che ho una protesi ultra tecnologica e molto costosa non potrei permettermela se fosse semplicemente grazie al Sistema Sanitario Nazionale. Per fortuna ho una sponsorizzazione e quindi io con questa protesi posso camminare, andare in acqua, fare tutto quello che voglio. Abito al quarto piano e non ho l'ascensore e la mia vita, il mio stile di vita è molto alto grazie a questo. Legandomi al concetto di integrazione nella società, un passo avanti che è stato fatto dall'Agenzia Europea Spaziale e di cui io sono in un certo senso testimonial è stato proprio quello di dare l'opportunità a persone con disabilità di partecipare al bando per diventare astronauti. Non si tratta di un bando riservato a turisti con disabilità, ma si tratta di un bando esattamente per astronauti, che però possono avere 4 tipi di disabilità. Questo è un passo gigante verso l'integrazione, verso l'inserimento di persone che hanno una qualsiasi tipo di disabilità anche in un ambito così specifico. Se tutte le persone con disabilità potessero accedere ai giusti strumenti che la tecnologia oggi può dare, perché siamo nel 2021, quindi sono stati fatti dei passi avanti giganti sia in termini di carrozzine, protesi, ausili, eccetera, eccetera. Se le persone potessero accedervi in maniera decente, probabilmente ci sarebbe un inserimento ancora più reale in tutte le attività appunto sociali, dal lavoro prima di tutto, ma poi anche al semplice uscire, mostrarsi senza paura, e quindi ancora dei passi sono da fare. Sicuramente lo sport, sicuramente il fatto di essere un'atleta paralimpica mi fa vedere più da dentro questa situazione e aiuta tantissimo il fatto che i media diano attenzione agli atleti paralimpici, perché noi siamo come la punta dell'iceberg di qualcosa che però appunto è nascosto, e quindi si tratta di tutto il lavoro che viene fatto
per avere lo strumento giusto, di tutta la consapevolezza che una persona con disabilità deve avere prima di mostrarsi in pubblico, prima di essere totalmente sdoganato su certi temi, poterne parlare in maniera tranquilla e rilassata come sto facendo io in pantaloncini con una protesi nera e bionica davanti a voi.